la mia generazione ha avuto la fortuna di conoscere l'operato di Mauro durante il periodo della trasmissione alla RTC. E per noi rappresentò un momento veramente importante, storico, oserei dire, di un approccio culturale nuovo. E il parlare in un modo diverso, lo sbeffeggiare anche le organizzazioni malavitose, la mafia, la collusione mafia-politica-massoneria, allora, 22 anni e mezzo fa, rappresentò veramente una svolta culturale. E per questo noi vogliamo che i giovani conoscano oggi Mauro Rostagno. È un'occasione importantissima. Dopo 22 anni entriamo in un'aula di processo, non ci speravamo più, con delle prove concrete e un rinvio a giudizio per due persone che hanno avuto un ruolo in questo omicidio. Adesso dobbiamo giocarci bene la partita, noi che ci siamo costituiti parte civile e ogni singolo cittadino, per aiutare la procura, il tribunale, ad aggiungere altri pezzettini di verità. Desidero però fare un riferimento specifico sulla natura specifica dell'attività però svolta da Mauro Rostagno in questo territorio, che è un'attività indubbiamente di carattere giornalistico. L'omicidio Rostagno e anche il modo in cui si è addivenuti ad oggi a celebrare questo processo non potevano non vedere la presenza di un'associazione non solo come Libera ma anche della Fondazione Libera Informazione. Questo perché nella base della riapertura anche di questo procedimento c'è proprio anche l'attività giornalistica condotta da Mauro Rostagno. Libera informazione non poteva non esserci. Noi pensiamo che sono molti i principi informatori dell'attività di Rostagno che si rispecchiano non solo nello statuto ma nell'attività quotidiana di Libera informazione. L'ufficio è certamente consapevole, lo dimostrano gli oltre 20 anni di indagini, che non sono certamente stati gli unici esecutori materiali. Mauro per Trapani ha rappresentato tanto e rappresenta tanto tuttora. È stato capace di parlare ai padrini e ai padroni della città senza mai chinare la testa. Essere qui oggi per un giovane è ancora più importante, non per fare una semplice testimonianza, ma per dimostrare dignità nei confronti dell'attività che ha svolto Mauro per noi, della figura di Mauro, dei familiari e per la nostra città stessa.